ci sono donne e uomini che scendono ogni giorno sottoterra per studiare il cielo. Sono i ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il più grande centro di ricerca sotterraneo al mondo dedicato alla fisica delle astroparticelle. Sono più di 700 e provengono da ogni parte del mondo gli scienziati che qui lavorano a quasi una quindicina di esperimenti. Sotto 1400 metri di roccia, che proteggono l'ambiente schermandolo dall'incessante pioggia di raggi cosmici, immersi così in quello che chiamano il silenzio cosmico, i ricercatori studiano le particelle che riescono ad arrivare fin qui, come i neutrini e le tracce di particelle ancora più sfuggenti, quelle della materia oscura. Sulla natura dei neutrini conosciamo poco. Non sappiamo nemmeno se il neutrino è una particella distinta dall'antineutrino. Per trovare una risposta, i fisici degli esperimenti Cuore e NERDA stanno indagando un fenomeno che si può verificare solo se neutrino e la sua antiparticella coincidono, il doppio decadimento beta senza neutrini. I canali principali sicuramente sono quelli dello studio del neutrino, della natura e l'eventuale massa del neutrino, e a questo appartengono varie categorie di esperimenti, da quelli del doppio beta a quelli anche in particolare che studiano il fascio di neutrini artificiali, questo prodotto dal CERN di Ginevra e inviato al Gran Sasso. I neutrini conservano intatte fino a noi informazioni preziose sulla loro origine, ma sono particelle elusive. Per catturarli sono stati costruiti esperimenti sofisticati e di grandi dimensioni, come Borexino, Icarus, LVD. Si tratta di dispositivi realizzati escogitando tecniche innovative e spingendo le tecnologie all'estremo. Gli esperimenti che si svolgono al Gran Sasso sono di primissimo livello. Si studiano i neutrini solari, che ci dicono moltissimo sull'evoluzione, sulla composizione e l'evoluzione del Sole. L'altra domanda è: che cosa succede quando una stella collassa? Sappiamo che emette dei neutrini, quindi anche dentro il Gran Sasso ci sono esperimenti che vedranno, in caso di un collasso di una stella nella nostra galassia, vedranno i neutrini prodotti in questo evento catastrofico, ma per noi molto importante perché ci aiuta a capire l'evoluzione delle stelle. La preda era ed è ancora il collasso stellare. Ce ne dovrebbero essere 3-4 ogni secolo. Siamo indietro di 4 secoli perché l'ultimo a osservarlo fu Galilei e mancano quindi all'appello una decina di collassi stellari, quindi noi aspiriamo a fare questa grande scoperta di misurare i neutrini dei collassi stellari. La cosa più interessante che è stata fatta a Gran Sasso, secondo me, e lo studio delle oscillazioni dei neutrini solari, cosmici e fra poco quelli che vengono artificialmente prodotti al CERN. Ai laboratori del Gran Sasso si dà la caccia a particelle ancora più inafferrabili dei neutrini. Gli esperimenti Dama Libra, Warp, Crest e Xenon stanno tentando di tracciare l'identikit della materia oscura, di cui supponiamo l'esistenza, ma sulla cui natura non sappiamo ancora nulla. Poi c'è il filone degli esperimenti sulla materia oscura, perché come noi sappiamo l'universo, solo il 5% dell'universo come è fatto di materia così come noi lo conosciamo, il rimanente è fatto di materia e energia oscura, quindi una domanda fondamentale a cui in questo momento non sappiamo rispondere è di che cosa è fatta questa materia oscura. Riuscire a rivelare le particelle di materia oscura e a raccogliere e interpretare le informazioni che i neutrini portano fino a noi fornirà importanti risposte alle domande ancora aperte sul nostro universo e ci aiuterà a comprenderne l'origine, la struttura e il destino.